Pronti? Partenza! Vacanze! Ciao ragazzi, benvenuti nelle Marche Ascoli Piceno. Oggi dobbiamo andare direzione Abruzzo e ci siamo fermati per pranzo nel percorso ad Ascoli perché sapete che è la terra delle olive ascolane e quindi ho portato il mostrino a mangiare le olive ascolane nel miglior posto di Ascoli, è quello che si vede su internet che si chiama Migliori, tra l'altro. Migliori? Migliori, proprio come le migliori. C'hai una storia qua sul naso che secondo me... È la visiera. Excusez-moi. E quindi adesso vi portiamo a mangiare le migliori olive all'ascolana da Migliori Olive all'ascolana. Eh? Ah no? Ovviamente è giorno di mercato e dobbiamo fare la fila. Quest'uomo gli facciamo un monumento perché non gli ho mai cioè non ha mai fatto una roba come oggi, la fila. Stiamo mangiando su, adesso non so se si vede, stiamo mangiando appollaiati sul lato del municipio probabilmente. Sembriamo due accampati, anzi siamo due accampati, non è che lo sembriamo. Ma riusciamo a farvi vedere, perché a mangiare ce le taffiamo noi, le olivuzze. E queste sono le olive che da Migliori siamo venuti qua perché loro le fanno al momento sempre e sono fatte tutte a mano, quindi non sono le olive che si mangiano al pub di casa sostanzialmente. Il mostrino, che aveva una gran fame, era più da andare a sedersi a tavola invece per sua moglie. Sì, io ragazzi lo faccio per voi, perché io non sono uno che si mette a mangiare in mezzo alla strada panini, comunque. Però ha preso il panino con la porchetta fatta dal signore sempre di Migliori Olive Ascolane. Boh, si vede che è proprio speziata, sì, come ben abbrustolita e poi tagliata proprio a mano, così pronta per essere sgagnata. Il pane è l'unica pecca, ci ho messo del finocchio. Senti il panino gnappo? È gnappo assai il panino, però la porchetta è buonissima. Vabbè, vorrei anche vedere, andavo là e gli distruggevo il baracchino. Sto mangiando in fretta perché adesso si è messo anche quello lì a lavare la strada. No, ma adesso ci dobbiamo spostare sul serio perché è in avvicinamento. Grazie. Abbiamo cambiato location, siamo dalla Fontaine, non so se si vede. Allora, il Monster ha voluto anche il piccone di pecorino, che è questo. Praticamente è un raviolone. È una sfoglia con dentro il formaggio e basta. Adesso però sentiamo com'è. Poi sopra c'è la spennellata di uovo cotto al forno sicuro. E poi ti dico, di fianco c'era anche quello dolce, però con qualcosa di castagne. Buono, molto com'è? Buono. Ma c'è solo formaggio? Solo formaggio. Io dopo vi devo far vedere comunque come sono bardata a andare in giro nei giorni di trasferimento senza i bauli. Ma adesso, approvatissime le olive, giusto amore? Sì, buonissime le olive. Un po' impegnativo come pranzo, però approvate. Adesso ritorniamo alla moto e andiamo alla nostra base per i prossimi due giorni. Siamo a Chieti. E siamo in camera. Camera stupenda, grandissima tra l'altro. Perché questo è solo l'antibagno, qua come al solito c'è il Monster che usa il bagno, no? Ok, ha già fatto. È tutto strapulito, grande, con la doccia grande, suo lavandino e tutto, cioè la doccia è enorme comunque.
e poi si va nella camera principale col Mauster che sta... Questo era sul serbatoio, fortunatamente. Mostrino, stiamo per andare a mangiare a Oristano, Orvieto. 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 Vicino al castello aragonese. Vediamo se non prendiamo l'acqua anche soprattutto perché è tutto abbastanza nero. Nero. Abbiamo notato che tutta la struttura è accessibile anche per i disabili. Ci sono esatto. Una serie di sedie che ti portano su e giù. Questo castello aragonese è un castello fortilizio, quindi aveva scopi difensivi, ed è stato costruito tra il 1450 e il 1470. Serviva per difendere Ortona dagli aragonesi, che però vinsero e presero la città. Quindi poi venne distrutto e ricostruito. Oggi, anche se ci sono, ovviamente lo vedete, sono dei ruderi sostanzialmente internamente, però è un qualcosa di spettacolare da vedere. Molto bene. Mamma mia. Ma è focaccia questa? È focaccia. Ma la sofficezza. Sofficità o sofficezza? Non l'ho mai capito. Guardate che roba. Veramente stupenda. Questa cosa serve anche ad andare in bagno. Io non mi ricordo più il mio, Sogno la marinata. No, c'è l'asparago. Noi siamo qui è stata piega. Completamente... Questa era parossa. Allora, la sogliola è stata sfilettata, che deve essere una roba disumana. Questo è un battuto di olive e prezzemolo. Boccone, signore. E poi, ecco, lo sapevo. È tutta la sera che ci contavo questo numero. Però è caduto nel piatto, non mi hai dato soddisfazione. È spaziale sta cosa. È buonissimo. Qui l'olio, ragazzi, è una cosa eccezionale qua, Perché qui è zona di produzione, ma si sente tantissimo. Qui fanno concorrenza la Toscana. Chissà se riesco a capottarlo di nuovo. Qui sotto, che non si vede perché è sempre bianco, c'è anche del cavolfiore lessato. È buonissimo pure il cavolfiore. E questo invece è il loro polpo scottato e grigliato. Hanno detto che sembra essere tenerissimo. Il cavoletto è morbidissimo. Grigliato appena scottato è morbidissimo. Il polpo è uno dei più difficili da cuocere perché sennò diventa gommoso.
cinese, che è già spinato tra l'altro. Che boss, facci sentire questo succhiotto. Sa di verdure, non è molto salato, ma è molto saporito. Sì. Dopo il brodino questo lo devo lasciare da parte perché c'è una surprise. Perché ho preso il menù degustation del brodetto e dopo c'è una surprise. La parte no. Tentacolare della... guardala come la rotolo. Io sono una macchina da guerra. Non c'è niente che non sia perfetto. Questi sono calamari grigliati e ripieni di mollica, ha detto la signora. La mollica non era nella parte che ho mangiato io. La mollica probabilmente è qua. Vedi, guarda. Esatto. E infatti è mollica, vedi. O mollica. Questa è una sorpresa, cioè nel sorbettino che peraltro non era rimasto, quindi palesemente hanno rifatto tutto perché il mostrino si era tagliato tutto, hanno fatto gli spaghettini nel sugo. Io poi fra l'altro mi ero anche trattenuto perché normalmente faccio tutta la scarpetta. Gli spaghetti però va bene, non è il problema. Caldi e ottimi, cotti bene, al dente, spettacolo. Ci sarà un etto e mezzo di roba. Abbiamo un problema, non hanno i dolci waffle. Questo posto meraviglioso, e quindi ci sono waffle con la confettura, i mustaccioli che sono questi tipo biscottini qui ricoperti di cioccolato, questi biscottini secchi. Abbiamo la bellezza di 78, onestissimo, avrei voluto una meringhina ma non c'era, quindi i dolcetti. Peccato che non c'erano i dolci. Posto consigliatissimo perché la qualità è veramente altissima, abbiamo mangiato divinamente. Altra pausa. Lo sanno tutti adesso, ma è una condanna. Era quello che... cosa ti avevo detto io? Quando ti dico una cosa? Noi abbiamo il problema che quando iniziamo a fare qualcosa arrivano tutti. L'abbiamo già tenuta lunga, ragazzi, la giornata di oggi finisce qui. Vi abbiamo fatto vedere poca strada, ma d'altro canto era tutto autostrada, però cose buone da mangiare ce ne sono state tante. Domani si va in un posto conosciuto dell'Abruzzo e in uno un po' meno conosciuto, ma molto particolare, quindi ci vediamo alla prossima. Buonanotte, iscrivetevi al canale, attivate le campanelline, bla 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 bla, ciao.